Avvocati già affermati che un tempo guadagnavano e che adesso non guadagnano più. E il reddito di ormai di una famiglia di operai, con tutto il rispetto degli operai. Non ci sono più quei privilegi che c'erano una volta. A differenza degli altri, il nostro lavoro costa tantissimo. Professionisti di tutta Italia, unitevi, per parafrasare Karl Marx, e si sono uniti sabato scorso a Roma in un corteo per chiedere l'equo compenso. A scendere in piazza non sono solo più gli operai precari, ma anche gli avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, medici, mestieri un tempo considerati redditizi. Il mondo del lavoro è cambiato. Guadagno un buonissimo stipendio, ma uno stipendio 1.500 netti. Facendo salti mortali. D'architetto, quanto guadagnava 20 anni fa? Il triplo. Guadagnavamo 120.000 euro all'anno. Adesso siamo nell'ordine dei 10-15. Si punta il dito sui minimi tariffari aboliti nel 2006 con la liberalizzazione di Bersani e poi dal governo Monti. I professionisti sono schiacciati da una concorrenza a ribasso a scapito della qualità, dicono. Ci sono ormai offerte anche sul Groupon, tariffe indegne e non dignitose, con uno sconto del 70%-75% rispetto al tariffario che veniva riconosciuto anni fa. Troppe tasse, burocrazia asfissiante, parcelle dimezzate. I costi sono assolutamente insostenibili. Io pago il 48% di tasse. Noi non abbiamo diritti, non abbiamo diritto alla malattia. Praticanti e nuove leve guadagnano addirittura sotto i 10-5.000 euro l'anno. Quanto guadagni? 10.000 euro annui. Molti colleghi non hanno la possibilità neanche di mantenere uno studio, chiudono gli studi e tornano a casa. Se io guadagno 10.000 euro all'anno non posso dare 4.000 euro a Cassa Forense, oltre a tutte le tasse che paghiamo allo Stato. Non ci rimane assolutamente nulla. La paga è sotto il livello di povertà, penso. L'anno scorso sono andata sotto i 5.000, quindi mi mantengono ancora i miei genitori quasi a 30 anni. Ci sono anche i giudici precari, i magistrati onorari. Ci pagano a cottimo, non abbiamo la previdenza. Il magistrato non è una casta, la maggior parte dei magistrati è sottopagata. E persino dentisti e odontoiatri alle prese con una competizione feroce, prezzi stracciati, 20 euro a pulizia dei denti, otturazioni a meno di 50 euro. I dentisti sono una categoria d'élite, non è più così. Il dipendente guadagna molto di più. Molto peggio degli operai. Siete nuovi poveri? Secondo me sì, laureati ma poveri.